Si alzano i toni tra Stati Uniti e Messico. Il Ministero degli Esteri messicano ora ha chiesto formalmente a Washington di condurre un'indagine su quanto accaduto il 1 gennaio al confine tra i due paesi. Alcuni agenti statunitensi hanno lanciato gas lacrimogeni per respingere circa 150 migranti arrivati con una carovana dall'Honduras e che stavano tentando di sfondare la recinzione a Tijuana. Tra gli immigrati presi di mira anche numerose donne e bambini, oltre a diversi reporter. Il Ministero messicano intanto ha ribadito il suo impegno a garantire la sicurezza dei migranti che restano accampati al confine. Nel 2018, nel tentativo di entrare illegalmente negli Stati Uniti, sono stati 376 gli immigrati morti. Trump può chiudere tutto ciò che vuole, dice una donna. Intanto non riuscirà a fare nulla e questo lo pensano tutti. Se chiuderà il confine, noi cercheremo un altro modo per entrare comunque negli Stati Uniti. Intanto volontari distribuiscono acqua e cibo alle persone. Secondo il direttore di Border Angels, non c'è alcuna recinzione, il recinto si estende solo per poche miglia e poi si interrompe. La grande carovana, composta da oltre 6.000 persone, è stata ora accolta in un centro sportivo di periferia dalle autorità messicane, non lontana dal muro. La grande carovana, composta da oltre 6.000 persone, è stata accolta ora in un centro sportivo di periferia dalle autorità messicane, non lontano dal muro.